Questo sono io all'inizio dei miei 7 giorni, dopo mesi che non facevo palestra. E questo sono io... No, aspettate un attimo, fatemi spiegare prima. Tutti noi ragazzi, durante le superiori, arriviamo a quel fatidico momento dell'iscrizione in palestra. Vediamo gli altri grossi, muscolosi, con le braccia che riempiono le magliette. E per qualche strano motivo, vogliamo essere come loro. Eccomi ad esempio, questo sono io nel pieno della mia carriera da palestra. In quel periodo andavo in palestra 5 volte a settimana. Mangiavo tantissimo e stavo bene. Invece questo sono io 10 kg in meno. Ed è esattamente il periodo in cui mi sono trasferito qua a Milano, in cui non andavo in palestra, mangiavo poco, ansia e avevo perso un po' di peso. Ma come siamo arrivati fino a qua? Lasciate che ve lo racconti. Io ho sempre fatto sport, dal nuoto al karate, al tennis, alla break dance, per poi innamorarmi del basket in fine quarta elementare e rimanere con quello fino alla quarta superiore più o meno. Avevo già cominciato a 14-15 anni ad allenarmi individualmente, magari a casa con qualche peso, col TRX, principalmente per migliorare le prestazioni fisiche a basket, diciamo le mie performance cestistiche se vogliamo. Però dopo essermi iscritto in palestra nell'estate del 2019 ero diventato così e avevo 16 anni e partivo da una condizione di magrolino. Quindi avendo visto questi risultati mi aveva, diciamo, un po' messo la pulce nell'orecchio. Così decido di mollare basket e dare tutto alla palestra, anche perché in piena quarantena basket non c'era più. Comincio a informarmi sull'alimentazione, come suddividere gli allenamenti, che integratori prendere, tutte cose che in questo video andrò a condividere con voi. Quindi ecco come sono andati i miei primi 7 giorni in palestra dopo tanto che non la facevo. E come sono andati questi primi 7 giorni? Allora, qua c'è scritto clip di me che mi fa male tutto mentre scrivo questo video. È esattamente così. Ho male a qualsiasi cosa, non riesco a alzare bene le braccia. Ho fatto 2 allenamenti piano, perché sapevo che mi avrebbe fatto male se avessi spinto troppo, però. È dolore buono, ok? È quasi mezzanotte, io tra 7 ore dovrei essere in palestra. Vediamo se riesco a svegliarmi tipo alle 6, andare, quello è il mio piano. Oggi è lunedì 10 luglio e ricominciano i miei 7 giorni in palestra e vediamo quanto riesco a recuperare in 7 giorni, insomma. Ma questo è un video più fatto per raccontarvi un po' la storia, 7 giorni sono un pretesto. Beh, per quanto riguarda la mia forma, partivo da così. Ero molto magro e ancora tirato. I pesi che avevo cominciato ad usare erano più o meno gli stessi che utilizzavo ancora in quarantena. Quindi direi un ottimo rinizio. Non ho perso troppo, alla fine in panca piana riuscivo a fare le serie con 50 kg. Mi ricordo che ero arrivato ad un punto dove riuscivo a fare le serie con 60, quasi 70 ogni tanto quando ero più carico. Quindi dai, non male, e questo era il mio primo pump. Però la cosa di cui sono più contento della palestra è... Vabbè, ve la faccio dire da giorni del passato. La mia parte preferita! Si mangia! Ti insegna molto anche a bilanciare e sapere avere una routine, ma adesso ci arriviamo a tutti i benefici. E comunque sì, ho ripreso anche a fare gambe, come potete vedere da me che scendo le scale. Mi fanno malissimo le gambe da ieri. Ma perché mi sono innamorato così tanto della palestra? Beh, per 3 motivi principalmente. Il primo è il più scontato, sei più grosso, ma non è solo quello. È il fatto di vedere il tuo impegno che porta a dei risultati concreti su di te. Quindi ti insegna che sei in pieno controllo di quanto vuoi migliorare, quanto bene vuoi fare, quanto ti informi, quanto rimani fedele alla dieta. Dipende tutto da te. Questa cosa dell'essere indipendente a me piace tanto. Ma soprattutto il secondo motivo è l'allenamento mentale che ti dà la palestra. Ti insegna quasi ad amare il dolore fisico. Ti educa, ti insegna la disciplina e ti insegna come resistere al piacere momentaneo ed eliminare quella instant gratification, la gratificazione istantanea, di cui spesso cadiamo vittima. Guardiamo ad esempio se vogliamo mangiare un cioccolatino. Lì ce ne stiamo fregando della dieta, fregando delle cose sane, non sane, eccetera, per accontentarci di quei 10 minuti dove ci rimarrà il sapore del cioccolato in bocca e basta. Il terzo motivo poi è la tranquillità mentale che ti dà avere una valvola di sfogo così. Sai che se qualcosa va male, sai che se sei in ansia, se sei arrabbiato, è inutile sfogarsi su altre persone, possibilmente trasmettendo vibes negative anche a loro, mettendoli in un brutto mood, condividendo dei momenti in cui magari dovresti riuscire a superarli da solo. La palestra te lo permette avendo un posto dove puoi essere te stesso, nel senso che ti puoi sfogare. Un sacco di volte un allenamento fatto bene mi ha fatto togliere tutte quelle voci che avevo in testa, ma perché sei letteralmente stanco, perché hai dato, perché ti fa male e sai che non puoi dare altro. Diciamo ti fa razionalizzare e rifare un focus sui veri problemi, perché ti fa capire che la tristezza esiste, gli inconvenienti ci sono, le persone che ti fanno arrabbiare ci saranno sempre. Tu sei lì che stai andando in palestra e lo stai facendo per un motivo. Quindi in conclusione, grazie alla palestra ho imparato davvero tante cose, cose proprio pratiche che hanno effetto sulla vita di tutti i giorni. Sono un grande supporter della routine in generale e la palestra mi ha insegnato a essere costante ogni giorno, a stare attento all'alimentazione e
a spingermi oltre. Vi invito a provare, senza avere la paura di cominciare. Di questa paura di cominciare ne ho parlato nel mio podcast Dentro la mia testa, io vi ricordo che ce l'ho. Se volete dargli un'occhiata in descrizione nella scheda qua sopra. L'episodio si chiama Il coraggio di cominciare, è quello che mi ha fatto lanciare questo progetto. Detto ciò, iscrivetevi, mettete mi piace e guardate quest'altro video che secondo me vi può interessare. Ci vediamo là.